Le focacce davvero buone. Allora, De Luca, adesso ho la sinusite perché ho i cosi. Fa male, adesso vediamo se prendo qualcosa. Boh. Allora, De Luca ha detto che, perché ho i ventilatori accesi, ha detto che praticamente la Ocean Viking non sbarca, no? Cioè ritorniamo al ritornello dell'Ocean Viking. In pieno stile salviniano, ok? Quindi tutte le navi non sbarca. Perché vabbè, qua c'è il focolaio virus, psicovirus, ok? A bordo. Quindi abbiamo anche un'emergenza sanitaria, effettivamente. Però ho detto qui, De Luca, qui non sbarca. Ale, via, va. Quindi il presidente della regione Campania ha sentenziato. Non lo so, adesso tutte le navi che partiranno, adesso devono. Siccome vince la destra, tutte le navi che partiranno, senza il mio voto, il 90% non voterò. 90 forse no, forse 70. Dipende come mi alzo, però probabilmente non voterò, perché voterei un partito sbagliato. E quindi voterai un partito sbagliato e quindi non mi prendo la responsabilità di farlo da italiano. Sono un italiano vero, sono un italiano straniero, un italiano vero, un italiano straniero, un italiano menzognero, un italiano calunniero, un italiano. Sono un italiano. Un italiano nano. Sono un italiano nano e non sono prugnetta lì, com'è che si chiama prugnetta? Comunque, stiamo a vedere, stiamo a vdoi, come si dice in Romagna, stiamo a vdoi, calcusoid. Perché, sai, qui ragazzi, qua l'Italia sta cambiando, sta prendendo una brutta china il paese. Tra l'altro, cos'è che ho letto oggi sulla pasta? La pasta partigiana. Ci sono anche altri partigiani che hanno rapito una famiglia dopo nel 46, dopo la guerra. I partigiani ci sono stati i fratelli Cervi, verissimo, ma c'è stata anche un'altra famiglia vicino a Bologna, vicino ad Argelato, che è stata rapita. Dei famosi fratelli, non mi viene il nome, dopo te lo metto in descrizione. Ne ha parlato Giampaolo, pensa nei suoi libri Il sangue dei vinti. Capito? Che sono stati rapiti dai parti. Trattino ladri che li hanno buttati nella fossa e poi dopo non hanno neanche avuto il coraggio di dire dove li avevano buttati e questi sono scappati in Ungheria che erano appoggiati dai partigiani comunisti. Comunque dopo ti metto in descrizione tutto, così ti studi un po' la storia, vedi che non è proprio tutto, eh? Eh? Eh?